Amici di Antenna Sud, ben ritrovati per il consueto appuntamento con le minime e le massime astrologiche di segno per segno. Per l'Ariete, rovesci diffusi. Oggi dovete staccare la spina. Avete lavorato troppo in questo ultimo periodo e un po' di riposo non può farvi che bene. Se vi siete dimenticati di comprare un regalo per farvi perdonare dal partner, trovate una soluzione. Alta pressione per i nati del Toro, favoriti gli incontri, soprattutto per coloro che hanno il cuore libero, stanno per mettere fine ad un rapporto ormai logoro. L'unica precauzione è di andare piano e con prudenza. Sono favoriti anche i colloqui di lavoro. Per i gemelli c'è sole, una bella complicità di coppia vi permetterà di dividere con il partner interessi e amicizie. Voglia di innovazioni in campo professionale, cercherete di allargare i vostri orizzonti e di osare negli investimenti. Temperature in rialzo per i nati del Cancro. Un amico in gamba vi darà qualche preziosa dritta sull'atteggiamento da adottare con un vostro superiore. Un collega vi fa battere il cuore, ma dovete muovervi con cautela perché potreste combinare qualche pasticcio. Il cielo è coperto per i nati del Leone. Una gran fatica per niente, inutile intestardirsi in vicende amorose troppo complicate e alla fine perfino frustranti. Perché non indirizzate la vostra creatività e il vostro fascino verso altri obiettivi più interessanti? Foschia per i nati della Vergine. Prima di partire in quarta, cercate di capire le vere intenzioni della persona amata. Rischiate di fare una pessima figura. Rimandate investimenti e spese pazze. Oggi gli astri consigliano solo prudenza. Temperatura in diminuzione per la Bilancia. La vostra giornata ha un piccolo segno meno. Il consiglio migliore è quello di dire esattamente ciò che pensate. Fare mediazioni o dire piccole bugie di comodo non produce quasi mai risultati positivi. Situazione stabile per i nati dello Scorpione. Non accettate nessun tipo di invito dai corteggiatori che non vi interessano. Li illudereste inutilmente, soprattutto senza alcuno scopo. Per il Sagittario, mari molto mossi, qualcosa spinge dal fondo del vostro cuore per venire a galla. Voi ricacciate indietro questi pensieri, anzi, diciamo pure tentazioni, e loro fanno di tutto per farvi comportare in modo spregiudicato. Meditate. Freddo in arrivo per il Capricorno. Prima di prendere decisioni definitive nella professione, cercate di ponderare le vostre scelte. Nella vita sentimentale avete il vizio di non ascoltare le ragioni del partner. E per gli Acquario il sole fa capolino. Sul fronte sentimentale potete fare grandi passi avanti. Bando quindi all'insicurezza e alla timidezza e prendete quella decisione che state rimandando da troppo tempo. E infine, clima sereno per i Pesci. Se volete tagliare un ambito traguardo al lavoro, puntate su velocità e diplomazia, doti che, dopo tutto, non vi difettano. Grazie ancora per averci seguito, vi lascio in compagnia dei programmi di Antenna Sud e vi auguro un buon proseguimento. Arrivederci.